Alleluia, gloria a Dio. Vogliamo fare parlare la parola del Signore, perché Paolo dice a Timoteo: predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo. Il verso che, primo verso che vogliamo guardare, che poi sarà il verso principale della predicazione, è questo, Giovanni capitolo 15, verso 16. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre mio nel mio nome, egli ve lo dia. Vediamo qui, vogliamo un po' riflettere su questo verso. La prima parte dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Noi dobbiamo considerare che l'iniziativa riguardo alla nostra conversione è venuta dal Signore. Non siamo stati noi, cioè nel senso che sicuramente c'è stato un momento in cui noi abbiamo aperto il cuore, ma l'attività del Signore è stata sin dall'inizio. Quando mi sono convertito io, era già mia madre che si è convertita prima di tutta la mia famiglia, che mi invitava a venire in chiesa, che mi parlava del Signore, ma io in quel momento non volevo ascoltare. Ma c'è stato poi un momento in cui il Signore ha bussato molto forte nella mia vita. Infatti, Apocalisse capitolo 3, verso 20. Dice così: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui e lui con me. Quindi anche qui possiamo vedere che l'iniziativa di ogni cosa è del Signore e che lui già ha predisposto tutto affinché noi possiamo credere in lui, affinché l'opera sua sia completa in ognuno di noi. Infatti, ma Dio, Romani capitolo 5 verso 8, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Questo mi fa capire che c'è un piano di salvezza per ognuno di noi, un piano personale per ognuno di noi. È un piano generale per la salvezza del mondo. Infatti, Dio è morto per tutti gli uomini. Tutti gli uomini possono beneficiare della salvezza del Signore, ma devono credere nel Figlio di Dio, devono credere nell'opera del Figlio di Dio, nell'opera redentiva. Infatti, quando in Giovanni capitolo 3, verso 16 e 17 dice così: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Quindi sia salvato per mezzo di lui, non c'è un altro modo per essere salvati, solo attraverso Gesù Cristo. Quindi Gesù è stato mandato non per condannare il mondo, ma per salvarlo. Quindi questo ci fa capire che Dio è un Dio di amore, è un Dio che vuole incontrare ognuno di noi e Dio stesso ha mandato il suo figlio, e chi avrebbe mandato a morire qualcuno per uomini che sono malvagi, come lo eravamo noi? Nessuno. Ma Dio ha dato il suo figlio amatissimo e lo ha dato per ognuno di noi, affinché noi potessimo essere salvati dal peccato e dalla morte. E questa cosa anche, vediamo poi anche che continuando nel verso 16 di Giovanni 15, io vi ho costituiti. È importante sapere che Dio
Oltre che ci ha scelti, ci ha anche costituiti. Costituire significa formare, mettere insieme in modo tale che quella cosa che viene organizzata abbia una qualità, abbia un carattere, abbia un'identità. E infatti Dio ci ha messi insieme affinché noi possiamo essere la sua Chiesa. Quando dice in Matteo capitolo 16, verso 18, e parla con Pietro, ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Quindi è Gesù stesso che ha formato la sua chiesa, Gesù stesso che ci ha salvati e ci ha messi insieme nelle cosiddette ecclesia. Quindi la Chiesa non è composta da persone che stanno distanti l'uno dall'altro, ma la Chiesa, secondo la Scrittura, ha due, diciamo, due, è paragonata, per capire meglio come Gesù ha voluto fare, per fare in modo di costituirci, dice che la Chiesa è il corpo del Signore. Infatti Efesini capitolo 4 dal verso 16 proprio parla Paolo del corpo. Dice così: dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura secondo il vigore di ogni singola parte produce crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Quindi Dio ci ha costituiti e ci ha messi insieme, ci ha formati in modo tale che noi possiamo fare in modo che noi possiamo contribuire, ogni membro, ognuno di noi siamo un membro del corpo di Cristo. E il corpo di Cristo non è formato da membra disgiunte, ma da membra unite, in modo tale che noi possiamo fornire ognuno di noi un contributo. Quindi, se tu fai parte della Chiesa, il Signore si aspetta che tu porti un contributo alla Chiesa, quindi agli altri, in modo tale che la Chiesa possa crescere. Se noi vogliamo che la Chiesa possa crescere, cresciamo noi affinché, dando un contributo, dando ogni, dice qua, secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita per l'edificazione di se stesso nell'amore. E questo è meraviglioso, perché Dio non ci ha salvati e ci ha lasciati come dei membri indistinti, ma ci ha messi insieme come sua chiesa. Quindi è estremamente importante capire che non esiste il credente così allontanato dagli altri. Se tu credi in Gesù Cristo, vuoi stare con altri che credono come credi tu, che hanno la stessa fede, che ti possano aiutare, che tu puoi aiutare gli altri. È qualcosa di vicendevole. E così, nello stare insieme, possiamo crescere. Un altro paragone anche riguardo alla Chiesa, infatti in 1 Pietro capitolo 2 verso 5, dice così: anche voi come pietre viventi siete edificati per mezzo, per essere, scusate, una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi qua dice Pietro, come pietre viventi, come pietre viventi, come ognuno di noi è un mattone vivente che costituisce l'edificio di Dio, l'edificio spirituale. E normalmente i mattoni stanno vicini gli uni agli altri. Se uno prende dei mattoni e li butta così attorno, senza che siano uniti, non formano una costruzione. È normale che i mattoni per formare la costruzione devono stare uniti gli uni agli altri in modo tale che la costruzione si possa sviluppare.
Quindi è estremamente importante che noi non siamo dei credenti solitari, ma che ci possiamo unire agli altri credenti. E poi un'altra cosa importante, andando avanti dice perché andiate? Perché andiate? Gesù era colui che andava. Infatti Matteo capitolo 9 verso 35. Il Signore ha svolto il suo ministero in Galilea, in Giudea, non restando fermo. Diciamo che andava nelle sinagoghe, poi è stato varie volte nel Tempio, ma il suo ministero l'ha svolto più girando i villaggi e operando. Infatti, in Matteo capitolo 9, verso 35, e Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Quindi vediamo che qui Gesù andava in giro, andava. Infatti lui ai suoi discepoli li mandò, Matteo capitolo 10, verso 7, andate e predicate dicendo il regno dei cieli è vicino. Quando lui mandò i 12, quando lui mandò i 70, andate, andate. Quindi quando dice così perché andiate, è estremamente importante capire che al momento in cui Gesù salì il cielo dopo che fu risorto, in Matteo capitolo 28, dal verso 18, non dal 12, chiedo scusa alla regia, dal 18 al 20, dice così. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e in terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Amen. Quindi qua vediamo che Gesù incita i suoi discepoli ad andare, ad andare. Se tu sei un discepolo del Signore, non puoi stare fermo. La Chiesa non deve essere confinata nelle quattro mura. La Chiesa si deve muovere per andare incontro ai bisogni. Perché ci sono tanti che hanno bisogno di ascoltare la parola del Signore, hanno bisogno di ascoltare una parola che li possa aiutare, una parola di conforto, una parola di speranza, e quella parola ce l'abbiamo noi. Noi siamo stati guariti dal Signore, noi siamo stati redenti dal Signore, noi siamo stati riscattati da questo vano modo di vivere. E abbiamo la possibilità di aiutare gli altri. Poi continuando il verso, sempre nel verso 16 di Giovanni, capitolo 15, dice: il frutto, dice, portiate frutto e il vostro frutto sia duraturo. È importante che noi possiamo portare frutto. Il Signore si aspetta da ognuno di noi che possiamo portare frutto. Il frutto cos'è? È il risultato del lavoro dell'agricoltore. L'agricoltore pianta, semina una pianta, poi la fa crescere, la cura affinché porta frutto. E la stessa cosa fa il Signore con ognuno di noi. È una cosa naturale che se noi siamo in Cristo, noi portiamo frutto. Sempre in Giovanni capitolo 15, vediamo dal versetto 2 stesso: voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziato. Scusate, due, ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo pota affinché ne porti ancora di più. Quindi il senso di questa potatura è che il tralcio porti ancora più frutto.
Il verso 5: Io sono la vite, voi siete tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Quindi vedete anche qui in questo verso, porta molto frutto. Quindi al Signore interessa molto il frutto. Anche nel verso 8, andando più avanti, in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete i miei discepoli. Come possiamo vedere, come gli altri possono vedere che noi siamo i discepoli di Gesù Cristo? Chiaramente c'è un altro verso, sempre in Giovanni 13, che dice che se vi amate gli uni gli altri, vi riconosceranno che siete i miei discepoli. Ma questo verso, capitolo 15, verso 8, noi possiamo fare in modo che Dio possa essere glorificato quando noi portiamo molto frutto. Quindi, quando noi vogliamo che Dio possa essere glorificato, facciamo quelle opere e portiamo il frutto al Signore. Una cosa importante, infatti, la stessa scrittura ci fa capire che al Signore interessa il frutto. Infatti, Matteo capitolo 7, dal verso 16 al 20, dice così: Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero cattivo produce frutti cattivi. L'albero buono non può dare frutti cattivi. Nell'albero cattivo dare frutti buoni. Ogni albero che non dà frutto buono è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque le riconoscerete dai loro frutti. Quindi qua vedete che importanza e che rilevanza dà il Signore stesso ai frutti, tanto che in base al frutto gli altri ci possono riconoscere. Se portiamo un buon frutto, se portiamo molto frutto. Un altro passo che ci fa capire che per il Signore è importante che noi possiamo portare frutto. Luca capitolo 13, verso 6, dal verso 6 al verso 9. Ora disse questa parabola: un giorno un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna. Venne a cercarvi il frutto, ma non lo trovò. Disse allora al vignaiolo: Ecco, io sono già 3 anni che io vengo a cercare frutto su questo fico e non ne trovo. Tagliatelo, perché deve occupare inutilmente il terreno. Ma quegli gli rispose e disse: Signore, lasciatelo ancora quest'anno finché lo scalzi e gli metta del letame. Qua dice lo zappi. Quindi una cosa importante è questa: quel signore che era il padrone, il nostro Dio è il padrone, cercava il frutto in quell'albero. Noi siamo come degli alberi e il Signore si aspetta di trovare il frutto. Qua dice che se lui da 3 anni che sta cercando il frutto, in questo caso nel fico. E quindi dice: tagliatelo, non serve. Noi siamo figli di Dio e noi dobbiamo servire il Signore. Non si può dire che noi non serviamo. Qua questa parabola ci fa capire che quel signore della vigna diceva: tagliate quell'albero. Ma c'era ancora un altro che intercedeva e diceva: dai ancora del tempo affinché io lo posso curare meglio e fare in modo che porti il frutto. Semmai lo taglierai successivamente. Il Signore dà tempo affinché noi possiamo rimetterci in carreggiata, affinché noi possiamo portare il frutto. Quindi è estremamente importante capire questo. Ma a un certo punto che cosa si intende? Intende portare frutto, così un po' comprendiamo quello che stiamo dicendo.
Io ho messo tre punti. Il primo punto è questo: il nostro modo di vivere, la nostra vita, cioè il nostro stile di vita, fa comprendere se noi portiamo frutti buoni o no. Il nostro modo di fare, il nostro modo di vivere proprio la vita cristiana, infatti la parola dice che in base a come noi viviamo, in base a come noi camminiamo, possiamo portare frutti buoni. Se andiamo a vedere in Galati, capitolo 5, notiamo subito quali sono i frutti dello Spirito. Capitolo 5, verso 22. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Questi sono i frutti dello Spirito Santo. Questi frutti dello Spirito Santo dipendono da noi. Mentre i doni dello Spirito Santo ci vengono dati da Dio, i frutti dipendono dalla nostra disponibilità. Non vengono attraverso gli sforzi umani, ma vengono attraverso il nostro impegno e il nostro camminare nello Spirito. Infatti, l'Apostolo Paolo dice: camminate nello Spirito e non adempierete le opere della carne, bensì voi avrete i frutti dello Spirito Santo. Dai frutti dello Spirito Santo noi possiamo vedere la nostra crescita. Se uno vuole sapere quanto sta crescendo, può fare un paragone. Da 1 a 10, quanto io ho amore? Da 1 a 10, quanto gioia c'è nel mio cuore? Da 1 a 10, quanta pace ho nella mia vita? Da 1 a 10, quanto io sono paziente? Da 1 a 10, quanto sono gentile? Quanto sono pieno di bontà? Quanto sono fedele? Quanto sono mansueto? Quanto sono disciplinato? Tutto questo, la crescita del credente non si misura che riesce a fare delle grandi preghiere, ma la crescita del credente si misura dal livello dei frutti dello Spirito che mostra nella propria vita. E questo è il frutto dello Spirito che si aspetta il Signore. E oltre a questo, c'è anche un'altra cosa che noi dobbiamo fare. Ci dobbiamo adoperare per la salvezza delle anime. Dobbiamo annunciare l'Evangelo. Questa non è una cosa che è solo per gli evangelisti, ma è qualcosa che è importante per ognuno di noi, che noi dobbiamo svolgere. Infatti, l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Secondo Corinzi, al capitolo 5, dice questo. Dal verso 18. Ora tutte le cose sono di Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Questo verso ci fa capire che noi ci siamo riconciliati con Dio per mezzo di Gesù Cristo, ma Egli ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Ministero significa servizio, servizio di alto rango, servizio speciale, servizio qualificato. E questo ministero della riconciliazione ce l'abbiamo ogni credente. Non è il ministero di evangelista, ma è il ministero di parlare di Gesù agli altri, perché ho creduto, io ho parlato. Quindi è estremamente importante che noi possiamo portare il frutto e parlare agli altri del Signore. Infatti,
Dice, egli ha posto in noi la parola della riconciliazione, cioè Dio stesso ha posto in noi, dentro di noi, quella parola affinché gli altri si possano riconciliare con Dio come ci siamo riconciliati noi. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo. Noi, ognuno di noi è un ambasciatore per Cristo. Che cos'è l'ambasciatore? L'ambasciatore è colui che rappresenta una nazione in uno stato straniero e noi rappresentiamo Cristo in mezzo al mondo. E quindi questa funzione è una funzione importante. Normalmente l'ambasciatore si è preparato, non si manda un ambasciatore che sia un ignorante, ma una persona preparata, una persona che può parlare e parla degli interessi della nazione in una nazione straniera. Quindi ognuno di noi si deve formare, si deve fortificare, si deve equipaggiare per andare a essere un ambasciatore in questo mondo, per svolgere questo ministero di riconciliazione. È estremamente importante questo, perché il Signore vuole salvare più persone possibili. E sappiamo che questa società, ci sono tante persone che sono perdute, che sono esaurite, che sono depresse, molti che sono schiavi del peccato, molti che sono schiavi di vizi, e noi siamo coloro che possiamo parlare di un rimedio. Il rimedio è la persona di Gesù Cristo. Quindi è estremamente importante sapere questo, che noi abbiamo un rimedio per gli altri. Dobbiamo annunciare che c'è speranza per questo mondo, e questa speranza non è nella politica, non è nelle organizzazioni mondiali, ma questa speranza è in Cristo Gesù nostro Signore. E quindi andiamo ad annunciare il Vangelo dove c'è il bisogno. Un altro punto anche di fare le opere, fare opere di soccorso, opere di misericordia a favore dei bisognosi. Gesù stesso ci ha parlato, infatti in Matteo al capitolo 25, dal verso 35-40, dice così Gesù stesso: ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste, fui ignudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e venisti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere, o quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o ignudo e ti abbiamo rivestito, e quando ti abbiamo visto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti? Il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico che tutte le volte che avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Qua vediamo che il Signore Gesù paragona a quelli che sono nel bisogno lui stesso. Quando noi facciamo qualcosa a qualcuno che è nel bisogno, che noi lo soccorriamo, che noi lo aiutiamo, che noi lo sosteniamo, questo è come se lo stessimo facendo a lui stesso. Quindi, cari nel Signore, cari telespettatori che ascoltate, sappiate che il Signore si aspetta che noi possiamo portare molto frutto e questo frutto sia duraturo. Tutto questo noi lo possiamo fare? Io credo che non solo lo possiamo fare, ma lo dobbiamo fare. E lo possiamo fare perché? Perché non siamo così sprovveduti. Dio stesso, che ci ha scelti,
e ci ha costituiti e ci ha detto di andare, ci dà tutte le possibilità per fare bene e portare frutto. La cosa principale è questa, che lui è con noi. Ecco, io sono con voi fino alla fine dell'età presente. E nello stesso tempo noi possiamo farlo perché abbiamo l'identità di Cristo. Perché Primo Pietro dice così: voi siete un regal sacerdozio, una stirpe eletta, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Quindi noi siamo stati già, come dice la scrittura, predisposti, abbiamo questa potenzialità, abbiamo l'identità di Cristo e quindi possiamo andare. Possiamo andare perché abbiamo la sua parola. La sua parola è la guida al nostro sentiero, una luce nel nostro piede. Abbiamo la verità, Gesù disse, la tua parola è verità. Abbiamo la parola che dura in eterno. Non stiamo parlando di qualcosa che è di moda così fino a un certo tempo, ma la parola di Dio dura in eterno. Cielo e terra passeranno, ma la mia parola durerà in eterno. E poi abbiamo qualcosa di forte che è questo. Gesù disse, riceverete potenza quando lo Spirito Santo sarà su di voi e mi sarete testimoni, prima in Gerusalemme, poi in Giudea, in Samaria, fino ai confini del mondo. Noi siamo testimoni di Gesù Cristo, quindi andiamo avanti, andiamo, portiamo frutto e portiamo benedizione agli altri, come noi siamo stati benedetti. Andiamo a benedire gli altri e portiamo frutto al Signore. Vogliamo pregare. Ho concluso. Voglio pregare per coloro che hanno riflettuto su questi versi. Sono tanti i versi che ho citato. Ma c'è uno filo conduttore in tutto, perché il Signore ci vuole spronare per andare, non per stare fermi, chiusi, ma per andare incontro a coloro che sono nel bisogno di ogni genere, primo della salvezza. Andiamo e predichiamo l'Evangelo, andiamo avanti e vedremo la gloria di Dio. Se stiamo rinchiusi nelle quattro mura della Chiesa, vedremo ben poco. Non possiamo solo riempirci, ricevere, ricevere e poi non dare. Date e vi sarà dato. Se noi diamo, ancora di più riceveremo. Alleluia, Signore, ti voglio ringraziare, ti voglio benedire, Signore, per il tuo amore, per la tua bontà, per la tua parola, Signore, che, Signore, ci apre gli occhi e ci dà la convinzione di quello che tu vuoi, Signore. Signore, non vogliamo parlare, Signore, di pensiero, di filosofie di uomini, Signore, di strategie di uomini, ma vogliamo, Signore, parlare della tua parola. Signore, sappiamo, Signore, che tu hai un piano di salvezza, Signore, per ognuno di noi, un piano di salvezza per questo mondo, che tu ci hai dato un messaggio potente, l'Evangelo di Gesù Cristo, che è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E io ti voglio pregare, Padre, per coloro, Signore, che hanno ascoltato, che tu, Signore, metti sempre più forte nel loro cuore, Signore, quello che tu vuoi, Signore, dalla loro vita, il frutto, Signore, che tu vuoi che ognuno possa portare. Sì, Signore, affinché possiamo glorificare, Signore, te, affinché sia glorificato il Padre. Signore, ti ringraziamo, Signore, vogliamo essere coerenti, Signore, con le cose che diciamo. Vogliamo essere coerenti, Signore, con le parole, Signore, che gli altri ascoltano in questo mondo. Sì, Signore, ci terranno in considerazione solo se noi siamo coerenti con la tua parola. Signore, ti preghiamo, quanta parola che viene ascoltata e quanta parola che viene messa in pratica. Ti preghiamo, Padre, spronaci, Signore, affinché, Signore, come dice la tua parola, l'amore di Cristo ci costringe. Costringici, Signore, con il tuo amore, Signore, affinché possiamo portare
molto frutto e questo frutto sia duraturo, che sia per vita eterna. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen.